La forza di un vescovo siete voi, celebrate in cattedrale la Santa Messa in occasione del 10° anniversario di ordinazione episcopale del vescovo Armando. Inaugurato al Centro Pastorale Diocesano il corso di formazione in diritto canonico. Il cristiano testimone, la Lectio Magistrali del professor Marco Vergottini, ha aperto ufficialmente il corso di teologia di base. Sabato 21 ottobre a Orciano prenderà il via il cammino di tutti i gruppi famiglie della diocesi. A Cucurano celebrata la festa del crocifisso. Bentrovati a questa edizione del TG Web in occasione del 10° anniversario di ordinazione episcopale del vescovo Armando. In tantissimi hanno preso parte alla concelebrazione eucaristica nella cattedrale di Fano. Vediamo il servizio. Tantissimi fedeli sabato 7 ottobre hanno preso parte in cattedrale alla concelebrazione eucaristica in occasione del 10° anniversario di ordinazione episcopale del vescovo Armando. Dopo aver meditato sul Vangelo della Domenica, in particolare sull'amore di Dio che non è mai bloccato dalle delusioni che gli procuriamo, ma continua a sperare e attendere che entrino nella sua vigna donne e uomini da lui dotati di talenti, desiderosi di renderla una bellezza, il vescovo Armando si è soffermato su questi 10 anni da pastore della nostra diocesi. Un vescovo che arriva in una diocesi non è il padrone della fede, la trova. Cosa ho trovato? Innanzitutto, credetemi, lo dico senza piaggeria, il valore aggiunto delle diocesi sono i preti, i diaconi, i consacrati, le comunità. La forza di un vescovo siete voi, non c'è via d'uscita. Non è una leadership, il vescovo è una sinfonia. E la forza di tutti i preti è anche il rapporto con i cristiani del territorio. Bene, devo dire che nel territorio variegato, vasto per gli abitanti, anche nei tempi difficili il clero c'è stato al palo. In questi 10 anni anche difficili l'economia, il clero c'è stato al palo, al passo. Avremo tanti difetti, tanti incompiuti, ma devo dire anche in questi giorni di solitudine, a volte di qualche angoscia di salute, ho potuto ripensare ed è facile girare le vallate. Per fortuna in ognuno riesco a trovare qualcosa di bello, di buono. Ma veramente sono contento. Non lo dico perché sto male, perché ci credo a questo. È un cambiamento totale, un'epoca che ci sta sfuggendo tra le mani. I preti anche nel territorio stanno al palo. Immaginate quante attività, quante periferie sono umanizzate dalle parrocchie. Quanti giovani abbiamo accudito negli oratori, nei campi scuola, ma senza piaggeria, senza, perché poi le sedi vuote ci fanno sempre male. Quanta attività oratoriale, ma quanta attività oratoriale in questo tempo di crisi per aiutare le famiglie a tenere e a governare i figli, veramente, il clero. Quando parlo con altri vescovi io sono un po', ho qualche tristezza per poche vocazioni in questi anni, mi dicono ma tu c'hai il meglio. Sono contento, loro dicono, anche se non mi spavalto, sono contento. Anche in una sinergia con la Chiesa italiana, con la Santa Cesare, con la Santa Sede, con la Chiesa regionale, che abbiamo dato delle eccellenze. Vedrete anche dei preti di colore, ma noi non troviamo i preti, nessuno è incardinato. La Santa Sede ci chiede perché siamo seri nel restituire i preti che si formano già nell'università o altro, l'accompagnamento di parrocchia. Sono anche una sinergia di stima per il nostro territorio. Quando la propaganda finisce ti chiama direttamente, perché sa che quest'anno sono tornati 4 le persone che sono state qui anche, alcune sono di eccellenza per le diocesi africane o altre. Il vescovo Armando ha poi messo in evidenza quanto di buono c'è all'interno della nostra diocesi e quanto è stato fatto grazie alla collaborazione di tutti.
Per quanto riguarda l'evangelizzazione e la formazione, l'istituzione del COTEB, il corso di teologia di base, per me è stato un momento di grande grazia e di grande maturazione ecclesiale nel territorio. E ancora la predicazione, frequentare i sacerdoti lì dove vivono, gli incontri con i genitori, con i ragazzi che si preparano a ricevere il sacramento della confermazione, hanno cambiato il volto della mia persona. I quaresimali, i centri di ascolto presenti nelle parrocchie, il biblico, per tutto questo dovremmo dire grazie al buon Dio. Un altro tema è quello della carità. Da 10 anni abbiamo all'interno della nostra curia la comunità Don Benzi per ragazzi soli, oltre a un centro di recupero scolastico per ragazzi in difficoltà. Pensiamo anche alle opere segno della Caritas, la casa accessibile per famiglia Rosciano, il centro Rivestiamo nella vecchia chiesa di Centinarola, il centro Ricibiamo, il centro Salute Caritas in via Fanella, la casa per i padri separati, senza dimenticare le Caritas parrocchiali. Nel contempo non dimentichiamo neppure la formazione alla carità propria di tutta la chiesa. Credo che il territorio, anche laico, ne sia riconoscente. Il Vescovo si è poi soffermato sul rapporto della diocesi con il mondo delle istituzioni, un rapporto di rispetto e di stima reciproca, sul valore del volontariato presente in curia, degli uffici e della curia stessa, fucina di bellezza. Ha citato Casa Giovani come un'eccellenza realizzata in questi anni, un valore che ha affermato il Vescovo ci dà consolazione. Qual è il leitmotiv della mia vita e di tutti i consacrati? Ha concluso. Dio ci chiama suoi amici. Ciò significa che l'amore di Dio ci è sempre offerto, il suo amore è la sorgente di ogni altro amore e di ogni amicizia. Con la sua morte e risurrezione ha preso su di sé tutto il dramma della nostra vita, i nostri fallimenti, i peccati, la nostra violenza, ma anche nella notte più buia Gesù ha creduto all'amore di Dio, perciò può guidarci non perché le tenebre ci vengano risparmiate, ma per attraversarle con noi, assicurandoci la presenza invisibile dello Spirito Santo. Al termine della solenne concelebrazione, il vicario generale Don Giuseppe Tintori ha rivolto un messaggio augurale al Vescovo Armando a nome di tutti i sacerdoti diocesani. Ed è un grazie che dal profondo del cuore desideriamo esternare a lei, che ci ha permesso con la sua presenza e disponibilità che sempre lo caratterizzano, di far festa insieme, come in una famiglia dove la celebrazione dell'anniversario non è motivo di gioia unicamente per un suo membro, ma è festa di tutti e per tutti. Il Vescovo è principio di unità nella Chiesa, ma questo non avviene senza l'Eucaristia. Il Vescovo non raduna il popolo intorno alla propria persona e alle proprie idee, ma intorno a Cristo, presente nella sua parola e nel sacramento del suo corpo e del suo sangue. Rivisitando questi 10 anni del suo episcopato, dobbiamo rallegrarci per quello che il Signore ha operato in questa diocesi tramite la sua presenza di pastore che ha voluto incentrare il suo ministero sulla parola. È uno dei compiti principali del Vescovo spezzare e proclamare la parola. Una comunità, diceva uno scrittore, ha bisogno, concede fiducia solo ai servitori della parola di Gesù, perché sa che da questi sarà guidata non in base a sapienza e orgoglio, ma secondo la parola del buon pastore. Una parola proclamata è rivolta a tutti, agli adulti, alle famiglie, ai giovani, ai malati, ai carcerati, alle coppie in difficoltà, al mondo della scuola, alle istituzioni. Don Tintori ha sottolineato la cura delle relazioni, con il presbiterio in particolare, con tutto il popolo di Dio, fin dalle più lontane periferie, cura che ha favorito la costruzione della comunione tra la costa e l'entroterra, trasformando le 4 ex diocesi in un'unica comunità diocesana. Non posso non accennare, ha proseguito Tintori, alla nuova collocazione della curia, alla ristrutturazione e riqualificazione degli uffici che dispongono nei loro ambiti di personale qualificato e competente. Ci sentiamo onorati di appartenere a questa chiesa di cui stasera assaporiamo tutta la freschezza e la vivacità. Una chiesa ricca di ministeri e desiderosa di prendere il largo assieme a lei, dietro a Gesù Maestro, che ci ripete le parole che lei ha preso come motto all'inizio del suo ministero episcopale, «Ego sum nolite timere, ci sono io», dice Gesù, «non abbiate paura». Oggi, festa della Madonna del Rosario, vogliamo affidare al suo ministero episcopale il cammino di questa comunità diocesana Maria Regina degli Apostoli. Anche il vicario per la pastorale, Don Marco Presciutti, ha voluto rivolgere al Vescovo parole di gratitudine per questi 10 anni. Non vuole accettare regali personali, però accetta regali da regalare, cioè ci sta a ricevere doni per donarsi e per donare. Allora a
Abbiamo pensato di esprimere la nostra gratitudine, l'affetto con un dono particolare, aiutarlo a completare l'opera di restauro delle ville del prelato. Le ville del prelato sono davvero tornate ad essere quello che erano, cioè uno spazio funzionale, bello, per incontri, ritiri, per l'attività della diocesi, per i giovani in maniera tutta particolare. Tra l'altro sono i giovani stessi con una cooperativa Policoro, cioè il progetto Policoro, con una cooperativa a gestire quegli ambienti e quindi a fargli essere anche una possibilità di lavoro, di remunerazione. E allora volevamo aiutarla a completare quell'opera arredando la cappella e quindi si voleva raccogliere offerte con questo progetto. I giovani presenti hanno rivolto un augurio speciale al Vescovo donandogli una foto del gruppo dei 100 giovani che lo scorso agosto hanno partecipato al pellegrinaggio diocesano. Infine il sindaco di Fano Massimo Seri, a nome di tutti i sindaci del territorio diocesano, ha rivolto parole di gratitudine per tutto il servizio svolto in questi anni dal Vescovo a favore del territorio. Da ottobre 2017 a maggio 2018 al Centro Pastorale Diocesano è in programma il corso di formazione in diritto canonico, un corso che vuole offrire ai partecipanti un approfondimento sullo studio dell'ordinamento canonico. Vediamo il servizio. Ha preso il via ufficialmente mercoledì 12 ottobre il corso di formazione in diritto canonico, organizzato e promosso dalla diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola con il patrocinio dell'Istituto Triusque Iuris della Pontificia Università Lateranense. Ad aprire la giornata di studi l'avvocato canonista Anita Titomanlio, copromotrice e coorganizzatrice del corso, la quale ha ringraziato il vescovo Armando per aver sposato fin da subito questa iniziativa. Il preside dell'Istituto Triusque Iuris della Pontificia Università Lateranense, Manuel Jesus Arroba Conde, che ha creduto nel progetto e quanti hanno contribuito alla realizzazione del corso. La parola è poi passata al preside Arroba Conde, che ha spiegato, entrando nel dettaglio, finalità e obiettivi del corso di formazione in diritto canonico. Il corso di formazione in diritto canonico che organizzano la Diocesi di Fano e l'Università Lateranense in collaborazione è importante perché capita in un momento della vita della Chiesa in cui da più parti emerge la necessità di poter contare con persone che prospettano il proprio servizio in maniera qualificata, cioè il momento in cui si richiede di averne competenze in questo settore che della dimensione giuridica della Chiesa, dove non è sufficiente la buona volontà nell'intuizione, ma anche conoscenze per esserne veramente utili. E io credo che questa è l'importanza del corso, cioè il fatto di poter accedere a queste competenze che normalmente rilasciano le università, con la facilità che dà poterlo fare in loco, poterlo fare gradualmente, cioè con un programma di studi che introduce a queste competenze, magari solleciterà più in avanti poter accedere ai titoli tradizionali della licenza, del dottorato, eccetera. Ovviamente l'obiettivo dei singoli partecipanti non è facile esprimerlo in modo omogeneo perché possono essere diversificati gli interessi, ma ritengo che la maggioranza di loro siano stati spinti a farlo proprio perché è un'apertura alla maggiore specializzazione e alle diverse necessità che ha oggi la pastorale della Chiesa in questo settore. La più importante, più vistosa, più frequente è quella dell'attenzione alle famiglie in difficoltà, quindi ai matrimoni, alle cause di nullità matrimoniale, dove davvero, pur dovendo fare su questa problematica un approccio generoso e misericordioso e strettamente pastorale, è imprescindibile anche l'approccio giuridico e questo è stato chiesto dai sinodi sulla famiglia in maniera esplicita, la necessità di preparare più persone, chierici e laici, con dedizione a questo servizio. Ma come questo ci sono tantissime altre cose nell'ambito della vita parrocchiale, nell'ambito della gestione dei beni ecclesiastici, nell'ambito anche del rapporto con il mondo, cioè con altri sistemi giuridici, quindi non è solo per
nell'ambito delle nullità matrimoniali, sebbene quello è forse la cosa maggiormente presente nei partecipanti. Intervenuto alla presentazione del corso Don Giorgio Giovanelli, docente presso le facoltà giuridiche della Pontificia Università Lateranense, il quale nel ribadire l'importanza del corso ha sottolineato come il Vescovo Armando viva in modo particolare il senso giuridico della pastorale. Il diritto, ha messo in evidenza Don Giorgio, come avremo modo di vedere durante tutto il corso, è dotato di una grande pastoralità. Abbiamo inserito quindi nel piano di studi anche la teologia del diritto, che offre agli iscritti la possibilità di cogliere queste peculiarità. E rimaniamo sempre al centro pastorale diocesano, dove mercoledì 4 ottobre, con l'intervento del professor Marco Vergottini, ha preso il via ufficialmente il COTEB, il corso di teologia di base. Con la lectio magistrale del professor Marco Vergottini si è aperto ufficialmente l'anno formativo del COTEB, la scuola diocesana di formazione teologica. L'incontro dal titolo Il cristiano testimone è stato introdotto dal vicario per la pastorale Don Marco Presciutti, che ha presentato il relatore, teologo laico, padre di 4 figli, stretto collaboratore del cardinal Martini, è stato vicepresidente dell'Associazione Teologica Italiana dal 2003 al 2011 e ha pubblicato numerosi studi su teologia contemporanea, su Paolo VI, sul Vaticano II e sulla figura del laico oggi. Che cosa vuol dire testimoniare Cristo nel mondo di oggi? Ha esordito con questo interrogativo Vergottini, citando il cardinal Martini. La cosa più importante da dire è che non c'è definizione del cristiano che non sia in rapporto a Cristo. L'ecclesiastico, ha proseguito Vergottini, è a prescindere dall'essere chierico e laico. L'ecclesiastico è uomo della Chiesa, è l'uomo della comunità cristiana. Nell'ottica pastorale occorre coltivare il carisma di ciascun membro della Chiesa, occorre quindi, ha concluso Vergottini, riscoprire e valorizzare i diversi ministeri di ogni cristiano. Sabato 21 ottobre alle ore 17 nella parrocchia di Orciano inizierà il cammino di tutti i gruppi famiglie della diocesi. L'incontro sul tema tenerezza come programma nuziale di vita sarà tenuto da Monsignor Carlo Rocchetta, esperto teologo e fondatore della Casa della Tenerezza di Perugia, un progetto di famiglia di famiglie come comunità di vita e di servizio, con l'obiettivo pastorale di accompagnare le coppie e le famiglie, ma anche i coniugi in difficoltà, gli sposi in situazione irregolare, i separati, i risposati, i genitori soli e i loro figli. Questo cammino sarà seguito da un'equipe di lavoro che è costituita da alcuni rappresentanti dei gruppi famiglia delle varie parrocchie, accompagnati da Don Mirko e Suor Anna Rita. Grande partecipazione domenica 8 ottobre nella parrocchia di Cucurano per la festa del Crocifisso. Don Ugo nell'omelia ha sottolineato come Gesù per noi e per l'intera umanità sia ancora la pietra solida sulla quale fondare la nostra vita. La chiesa di Cucurano gremita di fedeli domenica 8 ottobre in occasione della festa del Crocifisso. Nella Santa Messa delle ore 16, Don Ugo Ughi, meditando sul Vangelo della domenica, si è soffermato sull'amore incondizionato del Signore nonostante gli acini acerbi della sua vigna. La vigna del Signore, ha sottolineato Don Ugo, oltre alla casa di Israele è anche la Chiesa, quella che nasce dal sacrificio pasquale di Gesù. Il Signore parla a Israele, ma parla anche a tutta la Chiesa e agli uomini di oggi. Attraverso i brani della Sacra Scrittura, proseguito Don Ugo, il Signore ci dice di essere deluso nel suo amore. Ha piantato infatti la vigna di Israele, ma questa, invece di produrre frutti eccellenti, ha dato acini acerbi. Che frutti dunque produce la nostra vita? Il brano del Vangelo ci parla di un amore tradito, colui che ama il Signore, perché Dio è amore e ha continuato a mostrare la sua benevolenza, inviando nella storia umana anche di oggi suoi rappresentanti, persone che parlano in suo nome, che ci ricordano e ci ripresentano la via di Dio, la via della nostra realizzazione. La celebrazione della festa del Crocifisso da parte di Dio è l'espressione più alta del suo amore. Nella sua amarezza Dio comunque continua a volerci bene, sebbene noi lo deludiamo e tradiamo il suo amore. Il Vangelo ce lo comunica, proseguito Don Ugo, anche con un'altra immagine, quella della pietra, quella che Dio aveva posto a fondamento della sua casa, la stessa che era stata scartata dal suo popolo. È l'immagine di Gesù cacciato fuori e scartato, ma Dio riprende questa pietra e ce la riconsegna. Ecco la resurrezione di Gesù, che per noi e per l'intera umanità è ancora la pietra solida sulla quale fondare la nostra vita, e di questo ne abbiamo assoluto bisogno. Per oggi è tutto, vi ricordiamo che è possibile seguire questa edizione sul sito fanodiocesitv.it. Grazie per essere stati con noi e arrivederci.